Uno studio enorme, recentissimo, del 2016, fatto dall'Istituto Tossicologico Americano, mostra con chiarezza che nel ratto le radiazioni dei cellulari provocano lo sviluppo di gliomi, cioè di tumori maligni del cervello, e di schwannomi, tumori del cuore. Quindi, sì, i cellulari senza dubbio provocano il cancro, almeno alcuni tipi di cancro. E nel mondo ora si sta effettuando un gigantesco esperimento di massa, ma sull'uomo. È stato provato a livello mondiale, e ce l'avete sotto gli occhi, il meccanismo per cui basterebbe l'ID del vostro telefono per farvi saltare in aria. Questo è un esercizio per cui è un allenamento, per cui quello che hanno escogitato sui telefoni, in realtà, mantenetevi forte, è già in alcuni di voi lo stesso meccanismo. Uccidere una persona a distanza di milioni di chilometri non è difficile in quel metodo. Andava detto alle persone sane di mente. Adesso ce l'avete in tasca, qualcosa che vi può esplodere solo per il ID, facendo un numerino. Dopo potrebbe anche essere dentro. Esatto. Infatti, guarda, io, Stefano, ti ringrazio anche a nome di tutti quanti per esserti esposto con questa notizia. Ma ti sei accorto che ad un certo punto noi non abbiamo più potuto aprire un telefono e cambiare la batteria? Sì. Per quale motivo? Perché tu non mi fai togliere la batteria quando voglio? Ah, perché ti sentono. Infatti ci stanno sentendo, su questo non c'è dubbio. Però potrebbe anche esserci altro. Perciò io la butto lì, anche se io so chi me l'ha detto. Veramente rischia la testa, come me in questo momento. Però se dobbiamo far bene dell'umanità è meglio morire con in onestà e non come vigliacchi. Infatti se voi notate, e questo lo potete notare anche domani, nessun capo di governo ha un telefono addosso. Recentemente ha avuto come ospiti gli amministratori l'amministratore delegato di un'importante società americana, molto importante, tipo Airbnb per intendervi, una roba di questo livello, no? Questo è arrivato lì con la moglie e i figli, due figli. Insomma, poi questo proprietario della villa è entrato in confidenza con lui, tant'è che l'ha accompagnato in giro, no? Sono andati in giro con la sua macchina. E questo a un certo punto si è stupito che non ci fosse un solo dispositivo elettronico in giro, un tablet, un cellulare, nessuno usava niente di tutto questo. Sono andati in centro, hanno comprato acquerelli, fogli, pastelli, libri e tutto. Questi figli non hanno accesso ai dispositivi, parliamo di ragazzini di 14-15 anni, no? Non neonati. E quello ha detto, ma scusa, ma qui voi che siete amministratore delegato di una società tecnologica, eccetera, i figli, niente tecnologia? La tecnologia è per i poveri, gli ha risposto. La tecnologia è per i poveri.